solamente non considerare il bullismo e il cyberbullismo come due fenomeni separati, perché quasi sempre gli episodi si verificano nella vita reale e poi si trasferiscono in quella virtuale. Pensiamo magari a fenomeni dove i ragazzini vengono picchiati o vengono derisi, poi vengono ripresi e diventano virali. Per cui la gogna mediatica è molto più incisiva su un ragazzino, sulla sua autostima. I genitori non devono mai abbassare la guardia. Cosa intendo dire? Intendo dire che non devono solo preoccuparsi quando ci sono fenomeni come il blue whale attuale o come per esempio la neck nomination in passato. Devono sempre stare attenti, soprattutto perché episodi di bullismo e cyberbullismo sono un disagio giovanile che c'è, ma che c'è e dovrebbe essere letto fra le mura domestiche. Un altro consiglio è quello di non spezzare l'alleanza scuola-famiglia, che ormai purtroppo molti genitori si sono dimenticati. Cosa intendo dire? Intendo dire che sovente il genitore difende il figlio e contro magari l'insegnante, che nel momento in cui richiama un genitore per spiegare che è accaduto un episodio che può rientrare nel bullismo, il genitore magari appunto lo archivia come una bravata. Questo non va fatto, perché non si insegna ai nostri figli quella che è la cultura del rispetto, rispettare l'altro, rispettare le differenze e le fragilità dell'altra persona.